Bean è una startup in aiuto dell'ecosistema marino, creata da quattro ragazzi del Tiguglio. L'evento che ha fatto nascere l'idea è stata la terribile mareggiata che ha colpito la città di Rapallo nell'ottobre 2018, distruggendo tutto il porto della città e con esso centinaia di imbarcazioni che erano presenti all'interno del porto. A mesi di distanza, la maggior parte dei detriti solidi erano stati rimossi, mentre tutto il carburante fuoriuscito dai serbatoi era ancora presente sulla superficie dell'acqua, danneggiando un bellissimo ecosistema marino. Per questo motivo noi ragazzi di Bein abbiamo deciso di partecipare alle Olimpiadi Nazionali di Robotica, portando un robot in grado di pulire le acque da idrocarburi, ovvero benzina, gasolio e olio in generale, vincendo il primo premio. Grazie a questa vittoria abbiamo avuto modo di partecipare e rappresentare l'Italia a una sfida internazionale di robotica tenutasi a Dubai, ottenendo la medaglia d'argento. Si avvia così Bein, una startup la cui mission è quella di aiutare l'ambiente in ogni modo possibile. Per farlo lavoriamo su due fronti. Il primo fronte vuole essere un aiuto diretto verso l'ambiente, tramite lo sviluppo di un secondo prototipo, che punta a essere energicamente sostenibile, oltre che a ripulire la superficie del mare dagli idrocarburi. Questo robot sarà la prima imbarcazione da lavoro stampata interamente in 3D, con un design studiato per le onde del mare e per essere versatile in modo da avere diverse funzioni in base alle situazioni. Il secondo fronte invece riguarda un'attività di sensibilizzazione e insegnamento, tramite la quale puntiamo a coinvolgere più persone possibili nella nostra battaglia in sostegno dell'ambiente, senza lasciare nessuno disarmato in termini di conoscenze e competenze. Per questo nei nostri laboratori insegniamo la robotica, una materia multidisciplinare che riteniamo fondamentale in questo periodo storico. Nel farlo, chiaramente, non manca mai una componente di attenzione verso l'ambiente e di divertimento per i ragazzi. Thank you.